parliamo di calcio, di Serie C, della partita in programma domani alle 17.30 tra Pescara e Teramo. È in corso la conferenza stampa dell'allenatore biancazzurro Gaetano Auteri, la sta seguendo per noi in diretta Enrico Giancarli. Ti cedo subito la linea, Enrico, non so se riesci a sentirci. E soprattutto prive di errori, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima e che quindi dobbiamo mantenere un atteggiamento consapevole e concentrato. Le chiedo un'altra cosa, intanto salutiamo gli amici in diretta della TG8 che ci stanno ascoltando da casa, proprio su questo derby, se ci può dire dove deve essere bravo il Pescara nel fare la partita come la vuole Auteri rispetto alla gara di Coppa e rispetto al Pescara visto a Cesena. Ma la gara di Coppa è un'altra storia, noi poi abbiamo cambiato tutto, non è che ci sono titolari e riserve, non è quello il motivo per cui abbiamo perso, è un'altra partita, questa appartiene al campionato, ripeto, noi sappiamo lati, punti deboli e lati positivi del Teramo, ma a parte il Teramo noi siamo in grado di vincere questa partita perché abbiamo qualità, perché è un gruppo forte, lo dobbiamo dimostrare, più che dirlo, dobbiamo dimostrare. Mister, come sta Iacobucci? Se può giocare domani o se può che ancora solo questo... Vedremo, valuteremo. Iacobucci sta un po' meglio. Tenga presente che è arrivato 7-8 giorni fa, si è allenato 2-3 mesi da solo. Adesso sta un po' meglio, l'ho visto già meglio. Vedremo, valuteremo, decideremo. Nel frattempo Sorrentino è un ragazzo di qualità, per cui è affidabilissimo. Le chiedo se ha deciso sulla lista dei convocati, se c'è qualche... Sì, sono convocati tutti, tranne i due infortunati, Di Gennaro e Chiarelle, tranne Valdifiori e San Polo. Quindi diciamo stessa lista di Cesena. Sì. Da parte mia le faccio l'ultima. Riguardando sempre la partita di Cesena, io ho visto dal punto di vista individuale una prestazione di Drudi e anche in grosso i due centrali davvero molto molto importante. È la base di partenza di questa nuova linea 4? E guardi che su Frascatore in Zita, se c'è possibilità di un ballottaggio. Ma tutti sono in ballottaggio, io decido su quelle che sono due cose. Gli indirizzi che gli allenamenti danno durante la settimana e poi il rendimento che uno ha. E su questo io valuto e decido. Per quello che riguarda Drudi e Ingrosso, più quelli che sono fuori, anche l'Anes, perché io non trascuro mai nessuno, Millanes, Frascatore, Veroli, eccetera. Noi purtroppo non abbiamo avuto Drudi in un momento cruciale della stagione, partite importanti, e abbiamo avuto anche Ingrosso al 50% perché proprio in quei turni infrasettimanali disgraziati per noi, perché ci hanno un po' cambiato l'indirizzo della stagione in questo momento. Ingrosso giocò con un piccolo problema alla spalla, in quel momento era lui, però sono dei giocatori che ora sono cresciuti, che stanno bene e che sono dei giocatori importanti per la categoria, è inutile nasconderlo. Quindi è quello che dicevo prima, quando prendevamo i gol, noi siamo in grado di diventare solidi, consistenti, perché abbiamo giocatori di spessore dietro, non mi riferisco solo a Drudi e Ingrosso, mi riferisco anche a tutti gli altri, a Frascatore, Lanes, a Berri, anche lo stesso Berri, un 2003, ma giocatore presente, ragazzo maturo, ecco, consapevole, e quindi continuiamo su questo percorso. Poi secondo me ne prenderemo sempre meno, ecco, però poi dovremo essere bravi ad avere quella faccia che per tanto tempo abbiamo avuto, le prime 10-11 partite, squadra che dava sempre l'impressione di poter segnare in qualsiasi momento, ecco.